per dimostrare che c'è un paese reale che soffre, c'è un paese che ha difficoltà ad arrivare alla fine del mese, c'è un paese che ha grandi difficoltà a fruire dei servizi sanitari, c'è un paese delle persone che hanno difficoltà a vivere una vita normale, dignitosa. 6 milioni di poveri, 5 milioni di lavoratori con il contratto scaduto, hanno bisogno di risposte sulla sanità, hanno bisogno di risposte sul lavoro, sulla dignità del lavoro, sulla sicurezza. Stiamo ancora troppo fermi, hanno bisogno di dire che in questo paese ci sono persone che pagano sempre le tasse e c'è qualcuno che non le paga mai e il governo fa finta di non vedere. Il paese reale, quello che vive tutti i giorni una vita normale, non quella nei talk show, nei palazzi della politica, ma che vive tutti i giorni le grandi difficoltà di una sanità che non funziona, di un lavoro precario e una difficoltà con i salari.